Allora, dopo tutti veramente i centinaia di messaggi che mi avete mandato, che mi hanno veramente anche ieri sera commosso, volevo dirvi che ho preso questo virus, non so come, penso che possa succedere. In questo momento sto relativamente bene. Ho la febbre abbastanza alta, almeno nel mio caso, ha sviluppato dei fortissimi dolori in tutto il corpo, dolori ossei. Starò monitorato, per il momento, ripeto, certo un po' di paura ce l'ho. Mi hanno spiegato in ospedale le procedure, quindi in quale caso richiamare l'ambulanza. Quello che vi posso dire, quello che vi voglio consigliare è di stare veramente più attenti possibile, di rispettare quello che vi chiedono, ma non tanto dicevo per noi, anche se anche noi giovani rischiamo parecchio con questo virus, perché ho visto gente giovane in terapia intensiva, ma più che altro per salvare i nostri cari, salvare gli zii, i nonni, i papà e le mamme più anziane, cercare di far sì che tutte le persone che amiamo possano essere tutelate facendo quello che ci hanno chiesto, quindi quello di tutelare il prossimo mantenendo la promessa di stare a casa, che è la cosa più importante in questo momento veramente drammatico, che non risparmia nessuno, che non risparmia nessuno. Grazie comunque veramente a tutti perché siete stati stupendi.